A salvare l'eclissi di luna più lunga del secolo, ben 103 minuti la durata di quella totale, da un luogo unico come il nuraghe di Tancamanna a Nuoro. Questa è l'opportunità che l'Associazione Astronomica Nuorese, in stretta collaborazione con l'Associazione Tancamanna, col patrocinio del Comune e della Biblioteca Satta, darà ai nuoresi che volessero osservare attraverso le lenti dei telescopi questo raro evento astronomico. Il programma della manifestazione, intitolata La notte della Luna e del Pianeta Rosso, che si terrà nel sito nuragico di Tancamanna il 27 luglio a partire dalle ore 20, è stato illustrato stamattina nel corso di una conferenza stampa ospitata in municipio. All'incontro sono intervenuti Sebastian Coco, assessore comunale alla cultura, e Tommaso Settanni, presidente dell'Associazione Astronomica Nuorese. Assessore Coco ha ricordato il grande lavoro fatto in questi anni dall'Associazione Astronomica, sia consentendo a tanti cittadini di avvicinarsi all'astronomia e alla scienza, ma anche partecipando alla redazione del dossier per la candidatura di Nuoro a capitale italiana della cultura 2020. L'amministrazione guidata dal sindaco Andrea Sudo ha inserito nel progetto Rimonte, finanziato con 5 milioni di euro, il progetto di costruzione sul monte Ortobene dell'osservatorio astronomico, che potrà dare una spinta sia sotto il profilo scientifico ma anche turistico alla città. Nel dettaglio dell'evento astronomico è entrato il presidente Settanni. La Luna si troverà all'apogeo, il punto più lontano dalla Terra, e si frapporrà tra il nostro pianeta e il Sole, generando l'eclissi e assumendo un colore rosso. Un'eclissi che potrà essere osservata e fotografata attraverso gli 8 telescopi che l'associazione metterà a disposizione dei cittadini. L'eccezionalità dell'evento astronomico è data anche dal fatto che contemporaneamente saranno visibili 4 pianeti: Marte in opposizione alla Luna, Giove, Saturno e Venere. Il 14 agosto, sempre a Tancamanna, l'Associazione Astronomica Nuorese ha in programma un reading di brani sul cielo che avrà come protagonista l'attore Giovanni Carroni.